sei tu l'azienda selezionata, insomma, e ti fai adottare dal gruppo VPP, sfida crescita. Però ad ascoltare le tue parole sembri già, insomma, illuminato, quindi qual è il supporto che ti aspetti da questa adozione? Ma io sono sempre stato molto, molto propenso a pensare che il futuro si costruisce, no? Con l'uno più uno più uno più uno, quindi credo che è una sfida interessante quella di venire a contatto con un network di persone rilevanti e con loro fare un tipo di percorso, per cui noi siamo già in qualche maniera, insomma, nell'onda anche di certe cose, però credo che con WPP possiamo avere anche una potenza di amplificazione che magari noi, insomma, non riusciamo ad emettere, no? Per cui la trovo molto, molto anche stimolante a livello di maturazione personale. Secondo te quali sono le frontiere nuove del comunicare? Parlavi appunto di un rapporto vostro con la cultura, con un design che entra, insomma, anche nelle case, si fa personalizzazione per l'utente finale, non solo, insomma, alto di gamma, intoccabile, quindi la modularità e così via, quindi opposti che si attraggono. Come la vedi? La vedi ancora così o pensi a una comunicazione che entra più nei media classici o insomma che sfora in qualcos'altro per raggiungere magari l'estero, che mi sembra sia un po' la vostra prerogativa? Oggi il digitale sta cambiando il modo di vivere, cambierà i sistemi organizzativi, cambierà il modo di fare design e cambierà tantissime cose. Noi siamo super attenti a comprendere queste nuove opportunità per cercare di mettere d'accordo oggi bit e atomi. Un domani, secondo me, di pensare gli atomi in bit, quindi veramente di avere un'integrazione totale con queste rivoluzioni che ti portano a rivedere la filiera di costruzione del valore, anche dei significati, perché oggi un oggetto di design può essere in qualche maniera costruito anche da un consumatore e quindi la sfera dell'intimità e del coinvolgimento prende una dimensione di significato che va al di là dell'estetica, quindi credo che ci sono rivoluzioni in corso e noi siamo molto interessati a percepire la potenza di queste cose e quindi il design oggi non è più solo il prodotto, ma è come lo si costruirà, come lo comunichi, quanto coinvolgi, cioè tutto questo tipo di situazione tellurica che il mondo vive oggi, secondo me è super affascinante per rivedere anche totalmente il nostro settore. Secondo te c'è un po' una dicotomia tra ragionamenti di questo tipo e ampia scala, insomma la crescita o il fatto di crescere a dismisura porta poi a dover penalizzare la qualità in una qualche maniera? Io no, io credo che nella globalizzazione esistano tantissime nicchie, tantissimi mercati di nicchia e secondo me la sfida vera per i brand è cercare di definire giorno per giorno una loro personalità e io ho sempre pensato ai brand come a una persona che ha una capacità di vedere il mondo in un certo modo, perché quella è la vera forza della marca. Quindi per me è importante che ogni giorno maturi un modo interessante di vedere il pianeta e da qui poi nascono prodotti, no? Uscire dalle aree di comfort, arriviamo da 20 anni di rimbambimento, usciamo e torniamo all'avventura umana, torniamo a questo approccio. Perché... Cosa ti aspetti poi nel concreto dal gruppo VPP? Beh, sinceramente stiamo costruendo anche un po' le relazioni, ma mi aspetto sicuramente una capacità di amplificare un verbo e probabilmente anche qualche ragionamento più strategico magari, anche se noi in questo caso, insomma, l'hai detto te prima, probabilmente abbiamo già maturato delle cose interessanti.